segretario se ne va dal presidente, gli dice: presidente, oggi incomincia lo sciopero. Il presidente gli risponde: e vabbè, chi è che sciopera? Tanto nessuno è indispensabile. Chi scioperano? I fornai? Non si vive di solo pane, gli dice. Vorrà dire che ci mangeremo le brioche, come diceva Maria Antonietta. Nessuno è indispensabile. Chi è che sciopera? I medici? Ci mangeremo la mela. Tanto una mela al giorno toglie al medico di torno. Nessuno è indispensabile, dice il presidente. Chi è che sciopera? I giornalisti? Figuriamoci, in Italia i giornalisti veri saranno tre. Se scioperano i giornalisti non se ne accorge nessuno. Vorrà dire che domenica sera salta a Gabbanelli. Per il resto tutto uguale. Chi è che sciopera? Dice il presidente. Nessuna categoria è indispensabile. Chi scioperano? I teatranti? Ah, ma perché? Esisteva ancora al teatro? Nessuna categoria è indispensabile, dice il presidente. E allora il segretario gli fa: presidente, oggi scioperano i filosofi. Certo che all'inizio non se ne accorge nessuno, Ma poi dopo i filosofi incrociano le braccia davanti ai libri, alle librerie, alle biblioteche, nelle scuole, nelle università. I filosofi incrociano le braccia davanti al pensiero. E senza i filosofi non c'è più il pensiero, non si riesce a pensare. Pure gli operai, quelli lì di Torino, quelli della ThyssenKrupp, davanti ai loro quattro morti, i quattro defunti, i quattro cadaveri davanti alle bare. Quegli operai non capiscono. E allora gli serve il pensiero, gli serve i filosofi, servono dai filosofi, vanno da Karl Marx e gli dicono: perché? Perché noi lavoriamo 8 ore e non bastano mai, e noi lavoriamo 9, 10, 11, 12 e non basta lo stesso, e ci licenziano uguale e moriamo lo stesso? Perché? Karl Marx sta con le braccia incrociate e non risponde, perché quello è il giorno dello sciopero dei filosofi. Certo che se non scioperasse gli potrebbe rispondere: guarda che una volta il lavoratore era uno che se ne andava nel bosco e si prendeva un pezzo di legno, e quel pezzo di legno era il suo, e lo lavorava con le mani sue, con gli strumenti suoi, e ci faceva una sedia, e quella sedia era sua, e quel lavoratore se la vendeva, e il prezzo era giusto perché era un prezzo che faceva lui, capisci? Ed era contento. Invece adesso il lavoratore è uno che se va in fabbrica, che la fabbrica non è sua, a lavorare con delle macchine che non sono le sue, e fa un pezzo che neanche sa che cos'è, e non è lui che lo vende, e il prezzo non è mai buono, e lui viene pure licenziato e ci muore pure. Questo gli avrebbe detto Karl Marx, e gli avrebbe detto che questa cosa si chiama alienazione, che l'alienazione non è una cosa tipo la noia, la sofferenza, una cosa psicologica dei film degli anni 60, no, è proprio una roba del mercato, un modo per schiavizzare la gente. Questo gli avrebbe detto Karl Marx se non ci fosse stato lo sciopero dei filosofi. E gli avrebbe pure aggiunto che quel giorno lì a Torino sono morti 4 operai, ma il giorno prima ne erano morti altri 4, e il giorno dopo ne sono morti altri 4, ne muoiono 4 al giorno, ne muoiono, muoiono 1300 persone l'anno, tutti i giorni lavorativi muore qualcuno. Ecco, questo gli avrebbe detto Karl Marx, e gli avrebbe pure aggiunto che il vostro presidente del Consiglio era il presidente dell'IRI nel 94, quando l'Italia ha venduto le fabbriche, quando la ThyssenKrupp è venuta in Italia a fare la spesa. Questo gli avrebbe detto Karl Marx se quello non fosse stato il giorno dello sciopero dei filosofi. Eppure il prete mentre fa la messa, a un certo punto c'ha le mani per aria, col calice, con l'ostia, e incomincia lo sciopero dei filosofi, e lui rimane lì e dice: che è sto bicchiere di vino? Che è sto pezzo di pane? Perché senza i filosofi, senza la filosofia, senza il pensiero, anche la fede si smonta. E allora lui se ne va dai cristiani, e coi cristiani se ne va dal papa. Eppure il papa che gli deve dire? Il papa, pure lui senza il pensiero, è un poveraccio. Il papa gli dice: che ne so, credete, abbiate fede. E tutti insieme se ne vanno dai filosofi, da Agostino d'Ippona, da Tommaso d'Aquino, ma anche da Socrate, i presocratici, da Heidegger se ne vanno, da Wittgenstein, da Benedetto Croce. E i filosofi non gli rispondono, perché quel giorno lì stanno in sciopero. Però, se non ci fossero sciopero, gli potrebbero dire che ci sta il libero arbitrio. Ecco questo. Gli potrebbero dire che la fede è una scelta. Però non glielo dicono perché stanno scioperando. Quello è il giorno dello sciopero dei filosofi. Eppure il fornaio che fa i conti sulla carta del pane, 2 più 2, a un certo punto comincia lo sciopero e non sa cosa fa 2 più 2. Qual è il risultato? Perché? Perché il pensiero, la filosofia è anche pensiero matematico. E la gente che sta per strada e vede il sole che si muove nell'arco del cielo e sta lì e lo vorrebbe fermare quel sole, ma non ci riesce. Se i filosofi non stessero in sciopero gli potrebbero dire che nessuno può fermare il sole, perché il sole è già fermo da sé. Gli potrebbero dire che la terra è rotonda, ma non glielo dicono, perché quello è il giorno in cui scioperano i filosofi. Allora il presidente col segretario se ne vanno dai filosofi e gli dicono: per favore, interrompete sto sciopero che si è fermato il paese. Se lo interrompete io vi darò tutto quello che volete, ma voi che volete? E i filosofi gli rispondono: noi vogliamo tutto, e lo vogliamo subito, e lo vogliamo per tutti. E il presidente glielo deve dare. E il giorno dopo è finito lo sciopero. Certo, è finito lo sciopero dei filosofi, ci sta ancora lo sciopero dei fornai, e vabbè, ma non si vive di solo pane, mangeremo brioche. Ci sta lo sciopero dei medici, ci mangeremo una mela. Ci sta lo sciopero dei giornalisti, dei teatranti, e vabbè, nessuno è indispensabile, dice il presidente.
Straordinario sarebbe quel paese in cui i filosofi fossero considerati davvero una categoria indispensabile.